Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti al mio canale. Ragazzi, siamo in un nuovo cripto vlog. Oggi andiamo a parlare di interoperabilità, ma prima di cominciare, mi raccomando, supportate questa serie perché vedo che vi sta piacendo tantissimo. È una serie che porterò avanti da adesso fino al prossimo halving di Bitcoin, che sarà tra il 20 e il 25 aprile, più o meno il 2024. Quindi ragazzi, supportate questa serie perché oggi andiamo a parlare di un nuovo progetto che si chiama Router Protocol. Se ogni tanto guardo qua è perché ho il computer qua sotto, così ho appuntato tutti i dati per non dire cazzate, e in più per spiegarvi un po' questo progetto che si basa sull'interoperabilità. Sapete già che è un settore che mi piace molto e già ho due criptovalute che si occupano di questo settore, Quant e Link, di Chainlink. Bene. Perché ho deciso di guardare anche questa terza e di fare un mini acquisto, un mini investimento su Router Protocol, andandolo a considerare ovviamente una gemma. Innanzitutto ho acquistato questa criptovaluta ad un prezzo di $1,07 e se mi seguite sul canale Telegram, di cui vi lascio qua sotto, avete visto che comunque ho fatto quasi un per due da questa criptovaluta. Quindi già ho fatto dei ottimi gains. Siamo a una market cap molto molto bassa, 33 milioni, a un fronte di una fully diluted market cap di 57 milioni di dollari. Un prezzo attuale di $2,90, ma in giornata è arrivato addirittura a $3,10, quindi ragazzi c'è parecchia volatilità, però è un progetto che in questo momento è in un trend abbastanza crescente e se vi seguite sul canale Telegram sicuramente avrete già fatto ottimi profitti, perché ho parlato, ho iniziato a parlare di questa criptovaluta circa un mese e mezzo fa. E ormai in questo mese e mezzo, ha fatto delle buone performance. Una cosa che mi ha fatto saltare subito all'occhio e scegliere tra tutti i micro progetti dell'interoperabilità proprio Router Protocol è la tokenomics. Non tanto per la circulating supply, che vediamo sia al 57%, ma una circulating supply di 11 milioni, 11 milioni di token, quindi pochissimi. Pochissimi milioni di token, un po' una tokenomics molto molto simile a quella di Quant, quindi con un prezzo potenziale molto ma molto molto alto. Poi andiamo a vedere, adesso me lo segno qua, facciamo tutto in diretta come al solito, su The Coin Prospective a che prezzo potrebbe arrivare Router Protocol se avesse la stessa market cap per esempio di Quant. Andiamo a vedere, con un tag root, quindi route, ok, route, e lo andiamo a vedere. Ok, partiamo subito col dire cos'è Router Protocol. Router Protocol, a differenza di Quant, che è di fatto un software, un overledger, un programma di overledger che unisce più blockchain, Router Protocol è un layer 1, quindi una blockchain vera e propria. Non è neanche come Chainlink che si mette in mezzo come asset centrale per andare a creare dApp per l'interoperabilità, per unire due blockchain. In questo caso abbiamo una vera e propria blockchain, un layer 1, che va ad unire in modo abbastanza efficiente, devo dire perché l'ho testata, abbastanza efficiente, abbastanza veloce, una blockchain all'altra, e lo potete fare tutto in modo molto semplice andando sul loro sito. Andate su CoinMarketCap, cliccate il loro sito, andate sul loro sito. Qui ovviamente è un esempio, dovete connettere il vostro wallet, fare un piccolo accesso se volete, altrimenti no. Connettete il vostro wallet e potete scambiare da una rete all'altra. Ovviamente non tutte le reti sono supportate, ma circa 30 blockchain sono supportate, tra le più grandi, Phantom, c'è BSC, c'è Ethereum, c'è Kava, c'è Moonriver, Moonbeam, Arbitrum, Avalanche, BSC, Ethereum ovviamente, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono diverse blockchain che possono essere unite l'un con l'altra. E viene fatto quasi in maniera istantanea, creando semplicemente un'altra tipologia di codice. Molto, molto facile, si possono fare swap a costi bassissimi, praticamente zero. E i token supportati sono ancora non tutti, ovviamente con le blockchain che ad
aderiscono al token, non sono ancora tutti, ma stanno venendo implementati. E nell'arco di un mese e mezzo, da quando guardo questa criptovaluta, devo dire che hanno implementato più di una decina di token. Quindi direi che è un'azienda che sta andando molto molto bene. Per quanto riguarda il loro account social, abbiamo già su Twitter un account con, devo dire, abbastanza cose pubblicate. L'ultima pubblicazione è stata fatta il 18 maggio, poi il 16 maggio. Ogni 2 giorni pubblicano qualcosa e c'è abbastanza interazione, abbastanza interesse, e ci sono 52.800 followers su Twitter. Sapete, Twitter è il canale un po' ufficiale di tutto quello che riguarda le criptovalute, e comunque hanno un ottimo seguito. Per quanto è un progetto che è nato nel 2020 e sta venendo portato avanti piano piano. Hanno lanciato la loro criptovaluta nel 2021 e fino adesso è rimasta un po' in ombra, un po' silente, ma sembra che sia un po' più sulla bocca di tutti in questo momento. Ha preso un po' di hype, infatti i followers rispetto all'ultima volta che ci ho guardato sono aumentati di circa 3.000, e l'ultima volta che ci ho guardato è una settimana fa, quindi veramente veramente bene. Vediamo se The Coin Prospective è partito. Sì, abbiamo Router Protocol e facciamo la conversione con QNT. Quindi se Router Protocol dovesse avere una market cap di 1,5 miliardi, avrebbe un prezzo di 131 dollari, con un prezzo attuale di meno di 3 dollari, un 44x, se dovesse raggiungere la stessa market cap di Quanta. Se dovesse raggiungere la market cap di Link, quindi Chainlink, vediamo un po', che è più grande di Quanta, farebbe un 100x, un potenziale di un 100x. Non so se raggiungerà mai 3,5 billion di market cap, ma comunque è una micro cap che secondo me potrebbe essere inserita all'interno del portafoglio, perché l'interoperabilità è un settore che secondo me funziona e funzionerà anche nel futuro. Non ci sono blockchain perfette, non ci sono progetti perfetti, e l'interoperabilità, la cooperazione tra blockchain, tra progetti, secondo me è una cosa che, come la globalizzazione, è una cosa che porterà a un estremo successo delle criptovalute nel lungo termine, perché non ci sarà mai una blockchain che è capace di fare tutto nella maniera perfetta. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto e, come al solito, andate qua sotto.